realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Autofficina Simoncini, Siena Bureau, Cancelli Office e Concept Store, Vivaio Cerretani, Marzocchi Elettronica. Nuova autocarrozzeria Bandinelli. Ottica Nova. Calcio Più, il settimanale sportivo della Toscana. The Lab, work in progress. Ristorante Casa Tua. ETS Tech. Banca Monte dei Paschi di Siena. Farmacia del Campo, da oltre 50 anni al servizio della vostra salute. Benvenuti alla nostra seconda puntata di Piazza con Vista. Anche questa sera ci saranno tantissimi ospiti, ma siamo già in compagnia del primo ospite che ci terrà compagnia in quella che è la rubrica, questa volta non dietro le quinte, ma partiremo con Oltre il Palio. Siamo in compagnia del rettore dell'Università di Siena, Roberto Di Pietra, che saluto. Buonasera. Buonasera. E quindi fra poco ci sarà una lunga intervista, appunto, dove andremo a approfondire tanti temi. Tra l'altro era stato ospite proprio a Piazza con Vista lo scorso anno, quindi torna a distanza di un anno. Ma chiaramente adesso è il momento di salutare anche la nostra Valentina Tomei, che questa sera è in compagnia di un ospite specialissimo. Cara Simona, un saluto a te e ai tuoi ospiti, ovviamente a tutti gli amici che ci seguono da casa. Io stasera sono di nuovo in Fortezza, al bastione qui di Vivi Fortezza, e sono in compagnia. Stasera vi presento anche la nostra mascotte di Piazza con Vista, il nostro Pepe, che è venuto con noi per ascoltare questa bella, bellissima serata di musica, perché stasera proprio qua in Fortezza c'è un'unione tra studenti e docenti, con il Siena Jazz Sam Bastione. Quindi ci sarà questo scambiarsi tra gli studenti e i docenti del Siena Jazz, che ci regaleranno una jam session assolutamente da non perdere. Quindi tra poco torneremo con la musica del Siena Jazz. Intanto ti cedo nuovamente la linea e ancora un saluto a tutti voi. Grazie a Valentina, ma grazie anche a Pepe, mascotte speciale di questa puntata di Piazza con Vista. Quindi un po' di pubblicità e poi torniamo. Questa sera iniziamo con la rubrica Oltre il Palio, perché ci occupiamo di un tema assai caro, non solo a Senesi ma a tutti coloro che vivono questa città anche da studenti, ovvero parleremo dell'Università di Siena, perché siamo, ricordo, in compagnia del rettore Roberto Di Pietra, che torna a salutare. Buonasera. Di nuovo, buonasera. Un anno fa eravamo qui a delineare quello che era il bilancio dello scorso anno e non solo, anche a parlare di novità. Intanto, che periodo è quello estivo per un rettore che immagino non va in vacanza all'Università di Siena, non si ferma in questi giorni, a parte per le vacanze appunto meritate da parte di tutti i docenti e non solo, però insomma prosegue nell'attività, nel fulcro delle loro attività anche in estate. Sì, si programma. Siamo in piena campagna immatricolazioni, partita il 4 luglio. E quindi insomma il lavoro è quello di promuovere la nostra offerta formativa sempre più ricca, anche quest'anno si arricchisce di nuovi corsi e quindi insomma questo è il periodo in cui cerchiamo di offrire alle studentesse, agli studenti futuri quello che proponiamo. Il claim di quest'anno è spalanca la mente al futuro, ed è quello che vogliamo proporre, cioè vogliamo mettere
a disposizione una vasta offerta e proporre alle future studentesse, ai futuri studenti, alle loro famiglie l'idea che la scelta deve essere una scelta fatta davvero con curiosità, aprendo la mente a quello che può essere il futuro. Pochi calcoli e una scelta fatta con il cuore, con la passione, con la curiosità di avviare un percorso in una città splendida, in sedi splendide quali sono quelle che abbiamo nell'Università di Siena. Ecco, veniamo alle notizie degli ultimi giorni, perché la classifica Censis dice che l'Università di Siena è scesa al quinto posto, resta prima in Toscana, fra i top appunto degli Atenei italiani, però perde posizioni. Lei subito ha commentato dicendo: comunque è un ottimo risultato, ecco, più che pensare al fatto che ha perso due posizioni, siamo comunque nelle prime posizioni d'Italia. Io guardo al medio e lungo termine, perché magari gli spostamenti da un anno all'altro si possono verificare. Premetto, io non sono un fan delle classifiche, nel senso, ci danno dei segnali sulle cose che dobbiamo e possiamo fare meglio, e quindi ci spronano a fare meglio le cose. Però nel medio e lungo termine, da quando esiste la classifica Censis, noi siamo nel gruppo di testa, tra gli Atenei medi siamo sostanzialmente nei primi Atenei di quella dimensione, e se guardiamo in assoluto siamo settimi in Italia su 85 Atenei, anche con un punteggio che è nettamente superiore ad Atenei di grande e mega dimensione. Il punteggio che ci viene attribuito, se proprio vogliamo parlare di classifica, è un punteggio che supera quello di Atenei ben più grandi di noi, e questo io lo spiego con la qualità delle cose che facciamo, con la qualità del luogo in cui siamo, e Siena è un luogo di estrema qualità, di grande qualità, dove la vita universitaria ha un valore di per sé, perché vivere e studiare in una città come quella di Siena è sicuramente qualcosa che fa fare un'esperienza di vita, di studio, che è un luogo rassicurante per le famiglie quando pensano di iscrivere un figlio o una figlia in un Ateneo, e questo per noi è un punto importante che viene anche in questo caso premiato dalla classifica Censis. Ecco, quindi se le chiedo, secondo lei perché sono state perse quelle due posizioni, si tratta... Ma diciamo, possiamo, ovviamente nelle classifiche vale quello che fai tu e vale anche quello che fanno gli altri. Certo, quindi, come in tutte le sfide, proprio ieri ne parlavamo per l'appunto proprio con ospiti sportivi che dicevano proprio questo, non ci siamo solo noi ma ci sono, certo, anche gli altri. Quindi è bene ed è giusto che possa succedere in un senso o nell'altro. Qualche anno siamo cresciuti, siamo anche arrivati in prima posizione, però ribadisco, l'importante è essere nel gruppo di testa, nel gruppo di eccellenza all'interno del sistema universitario nazionale, e questo conferma il valore di un Ateneo prestigioso come l'Ateneo dell'Università degli Studi di Siena. La popolazione studentesca qua è formata per oltre il 40% da studenti provenienti da fuori regione, quindi anche da fuori Siena. Resta il modello di Siena città campus, nonostante le difficoltà che comunque ci sono a livello nazionale, ma ci sono anche in questa città nel trovare appunto non soltanto affitti, residenze, ma comunque comunque i numeri sono più bassi rispetto a quello che potrebbe essere il totale di studenti che vorrebbero venire a Siena, perché comunque le case restano un tema importante che coinvolge anche questa città. È un problema che sta cambiando in generale nell'università italiana, perché è cambiato anche il modello con cui sono vissute determinate città, vale per Siena, vale per Firenze, vale per Modena, vale per Bologna, le grandi città ancora di più, per certo, grandi città e piccole città. È cambiato un sistema di vita all'interno dei centri storici, va ripensato per tanti il modo in cui si vivono le città, gli affitti brevi, Airbnb, è tutto un tema che ancora va capito. Noi dobbiamo fare il tutto e per tutto come sistema
in una città che ha una sua tradizione, che ha secoli di tradizione nell'ospitare studenti da fuori, dall'estero, fin dall'inizio, e dobbiamo trovare delle soluzioni. Alcune si stanno già risolvendo, perché i lavori nelle residenze universitarie da parte di Vitro Studio stanno andando avanti e alcune si stanno completando. Vediamo se partono anche delle altre iniziative, lo spero, dal punto di vista di iniziative private per studentati che ci diano una fascia intermedia, e poi magari ci mettiamo anche al servizio per proporre dei percorsi formativi anche in una didattica sincrona che integra la didattica in aula, e per determinati percorsi di studio può essere importante e interessante. Lo facciamo da anni presso le nostre sedi di Arezzo e presso il polo universitario grossetano, e penso che possa essere anche questo un modo per andare incontro a determinate difficoltà. Ne abbiamo parlato anche lo scorso anno di questo tema che sto per chiedergli, ma in realtà si collega con la percentuale di studenti che adesso si trovano da fuori sede all'interno di questa città, ovvero che superano il 40%, abbiamo detto. La ministra Bernini ha ribadito l'intenzione di voler superare il numero chiuso per quanto riguarda i test d'ingresso per quanto riguarda medicina. Questo comporterebbe chiaramente a una percentuale molto più elevata di studenti fuori sede che poi sceglierebbero chiaramente e verrebbero a stare a Siena. Siena ce la fa, secondo lei ce la potrebbe fare a superare questa percentuale, o comunque l'università è pronta, ma anche la città sarebbe pronta a un'ipotesi che diventerebbe reale, appunto quella che dice Bernini? E noi intanto bisogna vedere poi cosa davvero finirà in un decreto. Si parla di un cosiddetto semestre alla francese, non per l'anno accademico che viene, 2024-2025, ma per quello successivo. Andrà capito come realmente viene fatto. È chiaro che si tratta di poi capire come chi si iscrive al primo semestre poi verrà dirottato verso altri percorsi di studio che normalmente accolgono studenti, quindi va capito, va interpretato. Io continuo a pensare che per determinati percorsi di studio il numero programmato, il numero chiuso è un'espressione che non è del tutto corretta, il numero programmato è un numero che viene programmato proprio in ragione dei fabbisogni di occupazione a 10 anni nel mondo delle professioni sanitarie. Lo si fa proprio perché abbiamo bisogno di conoscere da ora quali saranno i fabbisogni a un certo numero di anni, e dobbiamo proporre un percorso formativo che metta in condizione chi frequenta quel percorso formativo di fare delle attività di laboratorio, di fare delle attività nei reparti che sono fattibili con un numero evidentemente contingentato, altrimenti diventerebbe davvero ingestibile. Evasione, e quasi, non diventerebbe, certo, un percorso di apprendimento dal vero, dal vivo, e questo non farebbe il bene della professione medica in generale e sanitaria ancor più in generale. Ecco, parliamo del presente o comunque del futuro prossimo, perché in realtà sono stati presentati 3 nuovi corsi che partiranno proprio nel prossimo anno accademico. Sì, passiamo da 75, è una già offerta ricca, a 78, tutta l'offerta che già c'era si conferma con diverse variazioni nei percorsi di studio. Abbiamo 3 novità importanti e interessanti che danno anche il segnale di quello che vogliamo fare, anche una prospettiva di novità. Un primo percorso di studi riguarda la formazione degli insegnanti della scuola primaria. Non lo avevamo, c'era un fabbisogno da soddisfare, lo apriremo presso la nostra sede di Arezzo. È un percorso di laurea magistrale a ciclo unico, quindi 5 anni, che parte il prossimo anno. Crediamo che ci sia un buon interesse per questo tipo di occupazione nel mondo della scuola. Un secondo percorso di studi che apriamo, lo apriamo nel campo delle tecnologie per l'ambiente, le costruzioni e il territorio. È una laurea professionalizzante, una triennale professionalizzante, che parte nella nostra sede di San Giovanni Valdarno, recentemente accreditata da parte dell'ANVUR con un giudizio assolutamente positivo, clean, e anche qui risponde a un fabbisogno che ci lega al mondo delle professioni, in particolare ai geometri laureati che hanno un'esigenza di riqualificazione. E poi abbiamo una terza laurea magistrale
nel campo della chimica per le scienze dell'agroalimentare. È quasi scontato dire che l'agroalimentare è un settore fortemente in crescita, caratterizzante l'Italia e in particolare i territori della Toscana, e crediamo che questo tipo di competenze possano essere come dire, accolte con una buona occupabilità al termine del percorso. Rimango proprio a parlare di occupabilità. Leggendo un dato, l'89,5% dei laureati e laureate dell'Università di Siena è soddisfatto dell'esperienza, appunto, che ha a livello occupativo, appunto, al termine del percorso universitario. Cosa significa, secondo lei, questa percentuale? Significa che possiamo fare meglio, nel senso che è già buona, è un ottimo risultato. Però ci deve spronare a fare ancora di più per consentire che chi fa i nostri percorsi trovi soddisfazione nei metodi didattici, trovi soddisfazione nei contenuti che proponiamo, nelle innovazioni che vengono offerte agli studenti e alle studentesse, e quindi bene così, ma possiamo sicuramente fare meglio e continueremo a fare meglio come è giusto che sia. Grazie al Rettore Roberto Di Pietra per essere stato in nostra compagnia, grazie mille, ormai l'appuntamento è fisso, quindi lo ritroveremo sicuramente il prossimo anno a Piazza Bonvista. Se Dio vuole cercherò di esserci. Lo inviteremo anche nella prossima stagione paliesca. Grazie ancora per essere stato in nostra grazie, compagnia. Grazie molto. Piccolo break pubblicitario e poi torniamo. Ancora a Piazza Convista ci chiama Valentina Tomei e il suo Pepe, quindi ci colleghiamo subito con lei, ricordiamolo, dal Vivi Fortezza. E come promesso sta per iniziare la jam session di Siena Jazz qua dal Bastione con studenti e docenti del Siena Jazz che ci regaleranno una bella serata di musica. E allora noi ci avviciniamo proprio al palco per andare a seguire questa prima esibizione di Siena Jazz Jam. I thought I'd just play a sassy chord. You'll be calling me old times. We used to have a ball. No, that I want so much. I thought I'd just play a sassy chord out and say things are just right. But to tell the truth, I am bound me to you. And if you should try to kiss me, I wouldn't even stop. But lady, we both bet yet. Starting with a Lizzie and Tom and Long and a simple sausage. Thank you.
Che dire? Eccezionali studenti e docenti di Siena Jazz in questa jam session stasera dedicata agli amici di Fortezza e ovviamente a tutti voi di Piazza con Vista. Grazie alla nostra Valentina, con lei ci ricollegheremo fra poco e quindi iniziamo la nostra rubrica Dietro le Quinte. Domani al Teatro dei Rinnovati, con inizio alle 11.30, si svolgerà la cerimonia del Premio Mangia 2024 e noi ce l'abbiamo proprio qui, siamo proprio in compagnia del Premio Mangia 2024, che saluto Luca Venturi, buonasera. Buonasera a tutti. E non solo, perché domani a ricevere la medaglia di civica riconoscenza saranno anche Emilio Frati e Paolo Goretti, che intanto saluto Paolo Goretti, buonasera. E le consiglio anche di avvicinare il microfono poi durante l'intervista. In realtà siamo anche, fra poco ci collegheremo, perché siamo anche in compagnia con Emilio Frati, perché il nostro Lorenzo Agnelli è andato a raggiungerlo proprio, è andato proprio da lui e quindi di conseguenza fra poco ci collegheremo anche con lui. Ma partiamo da Venturi, perché in realtà questa serata è un po' la sua notte prima del Mangia, facciamo noi compagnia in questa serata, esatto, come se fosse la notte prima degli esami, c'è tensione oppure no? Io sono solito vivere le emozioni nel momento in cui queste si concretizzano, quindi la domanda più ricorrente che mi viene fatta in questi giorni è appunto: sei pronto? Io in realtà ho poco da fare, penso, domani, se non ascoltare chi mi presenta e probabilmente vivere appieno l'emozione della giornata, che sicuramente, diciamo, ancora devo metabolizzare. Comunque è sicuramente una cosa che mi riempie di orgoglio e domani vedremo come reagirò. Senta, lei in una propria prima intervista che ha rilasciato proprio ai nostri microfoni, al momento in cui appunto abbiamo saputo che sarebbe stato lei il premio Mangia, ha detto: non è soltanto un premio che vinco io, ma appunto anche la squadra, ovvero anche il progetto, il Siena International Photo Awards. Quanto è stato importante come progetto anche per Siena stessa? Ma io innanzitutto penso che il riconoscimento sia veramente un riconoscimento che viene dato al premio Siena Awards. E è importante che venga detto, perché dietro al premio, dietro all'evento, alla manifestazione c'è veramente tanta gente che silenziosamente nel corso di questi 10 anni ha lavorato con tanto entusiasmo e che ha reso possibile la realizzazione di un sogno. Quindi ecco, è giusto precisare questa cosa qui. Poi ritengo sì che in questi 10 anni il progetto sia cresciuto e quest'anno festeggeremo appunto il decennale con delle belle novità e diciamo anche questo riconoscimento è una novità, se vogliamo, in qualche modo legata al premio stesso. Ecco, oltre al Premio Mangia, appunto, come di consueto, verranno consegnate anche le medaglie di civica riconoscenza. Paolo Goretti, 94 anni, portati benissimo, questo possiamo dirlo, ex primario ospedaliero, docente universitario, inoltre artista e scrittore, in più si porta alle spalle anche una vittoria della sua contrada nel 1973, c'è un po' di tensione oppure è abituato ormai? Per uno che ha vissuto nelle corsie d'ospedale, le emozioni le sa gestire. Sono state tantissime, per cui questa qui non la sento tanto come emozione. Certo, è un riconoscimento, io ho ringraziato la mia contrada che mi ha presentato e spero di poter non emozionarmi nemmeno domani, ecco, perché a questa età bisogna cercare di tenere anche un certo equilibrio, no? Per ora ce la faccio, speriamo anche domani. Ecco, quando è stato il suo ultimo libro che ha scritto? Di recente, se non mi sbaglio. Ma ora hanno ristampato uno che avevo scritto nel 2012. E l'ultimo che ho fatto è del 18. Del 28. Del 2018? Del 2018. E comunque pochi anni fa ha già un libro pronto. Tanto per tenermi in forma. Impegnato, assolutamente, fa bene. Sto facendo una ricerca sul periodo napoleonico a Siena e da lì estrapolare quello che è il seme e poi ha dato il frutto nel Risorgimento. Capito? Allora sono andato a ricercare tutti questi casi. E quando lo farà uscire il suo lavoro? Ora sto terminando e poi dopo. Quanta energia, mamma mia, vedere veramente 94 anni così, ma comunque impegnarsi nel cercare, questo è il segreto. Io sono andato in biblioteca a leggermi dei manoscritti del 700 che ci voleva una fatica tremenda, però è meglio questo delle parole incrociate. Assolutamente, eh? Sono d'accordo con lei. Per tenere in forma la corteccia.
Assolutamente, poi ne parleremo anche di tutto quello che è stata appunto la sua carriera. Abbiamo ancora un minutino prima di un spazio pubblicitario, di un altro spazio pubblicitario. Ecco, dicevamo, un altro momento importante quest'anno, al di là del Mangia, sarà anche il raggiungimento di 10 anni però del Senna Photo Awards. Sì, quest'anno celebriamo appunto questa data importante e l'evento che in qualche modo vorremmo realizzare è più che altro proprio raccontare 10 anni, quindi non è tanto un evento quanto un racconto, uno storytelling che vorremmo in qualche modo avesse una sua visibilità attraverso le mostre, in occasione della cerimonia, con la realizzazione di una piccola pubblicazione che in qualche modo spiega il percorso che c'è stato e fa capire a molti che ancora non conoscono bene il premio ma che conoscono sporadicamente certi elementi che lo caratterizzano, quali sono le basi da cui è partito e quali sono state un po' tutte le tappe fondamentali in questi 10 anni. Quindi questo è il nostro principale obiettivo del 2024. 10 anni fa si aspettava di raggiungere tutti questi risultati? Beh, è difficile dire che mi aspettavo una cosa del genere. L'obiettivo sicuramente c'era l'ambizione di riuscirci, questo sì, non vorrei sembrasse presunzione, però è altrettanto vero che sognare di raggiungere un obiettivo è fondamentale per poterlo poi raggiungere. Ma abbiamo ancora tempo per la nostra chiacchierata proprio in compagnia dei nostri ospiti, quindi un po' di pubblicità e poi torniamo. Ancora a Piazza con Vista, prima della pubblicità ci eravamo lasciati parlando proprio appunto di questo raggiungimento importante dei 10 anni del Senna Awards. Quest'anno appunto saranno celebrati questi 10 anni con un'edizione importante appunto che ripercorrerà tutte queste tappe, ma le volevo chiedere, ormai non è soltanto un appuntamento importante per Siena, è proprio un momento in cui i fotografi di tutto il mondo si riuniscono, quindi immagino che sarà diventato, è diventato un appuntamento importante anche per poi tutti coloro che appunto vogliono vivere questa manifestazione da protagonisti. Sì, e basti pensare che quest'anno torneranno a Siena tutti i vincitori fotografi dell'anno delle passate edizioni, quindi è diventato proprio un punto di incontro per molti fotografi, l'ambizione di poterci essere prima di tutto, ma anche di ritornarci per chi ha avuto già l'opportunità di vivere l'esperienza. Questo è un po' quello che è il valore principale della manifestazione, quella di riuscire a creare un evento che accolga, che faccia conoscere la città, che faccia sì parlare di fotografia ma facendolo in un modo diverso, cioè riunendo il mondo a Siena e riuscendo a portare anche Siena nel mondo. Ecco, collegandoci invece con Paolo Goretti, dicevamo prima, abbiamo raccontato in breve quella che è stata la sua lunga carriera da primario ospedaliero, da docente universitario, ricordiamolo, ma anche da capitano dell'Aquila. Tra l'altro, si ricorda, ne parlavamo proprio nel fuori onda, la vittoria nel 1873 fu un palio memorabile, immagino, per lei. Una grande soddisfazione. Io credo che sia stata una delle cose più belle della mia vita, insieme a aver conosciuto mia moglie. Perché? Perché c'avevo le figlie sotto che aspettavano il palio e la gioia di calare il palio alle figlie, no, credo che non sia una cosa da poco, insieme a tutti i contradaioli ovviamente. Senta, da specialista in malattie cardiovascolari, come è diventato scrittore e anche artista? Ma dunque, io mi ricordo che la prima cosa che feci fu trovare in una scatola di ferro tutti i ricordi del babbo della Prima Guerra Mondiale. E allora mi venne in mente di farne un racconto aggiungendo tutto quello che lui mi aveva raccontato. E lo lesse per caso Roberto Barzanti e disse: ah, vabbè, bisogna pubblicarlo, e mi fece la prefazione. Allora, dopo quello, io mi ricordavo che una quindicina d'anni prima avevo scritto un romanzo praticamente storico, perché si trattava di un ragazzo di Siena che c'era di mezzo il fronte, la resistenza, amori e tutto questo qui. E mi ricordo che venne Carlo Cassola a ritirare un premio
E insieme a me c'era un amico mio e suo, lui l'aveva conosciuto da partigiano sulle Carline. E sicché gli disse: guarda Carlo, e lui sta scrivendo, era Mauro Rolandi, sta scrivendo un libro che potrebbe interessarci. E Carlo mi disse: Cassola, mandamelo. Io, capirai, emozionato, mando un libro. Sicché presi questa povera segretaria e dissi: fammi un favore, stanotte scrivimi, battimi questa cosa a macchina che la devo... E gliela mandai. Dopo un paio di mesi Mauro venne da me e mi disse: ah, gli è piaciuta Cassola, ci vuole a pranzo a Monte Carlo, perché lui stava vicino a Lucca, ti vuole dare dei consigli per la pubblicazione. Ah, beh. Poi io ovviamente avevo il mio lavoro impegnativo, lui faceva l'avvocato, aveva il suo. Passa un po' di tempo, 2 o 3 mesi, a un certo punto ritorno e mi dice: ma lo sai, gli fanno la dialisi e sta male a sola. E infatti poi purtroppo se ne andò. Sicché il romanzo rimase lì. Rimase lì, però quando successe il fatto che Barzanti mi fece la prefazione, mi disse: ma c'hai altro? C'ho questo, fammelo vedere. Glielo feci vedere, lui piacque, fece la prefazione anche a quello e si pubblicò. E fu un romanzo fortunato, perché io non per me, ma ci furono degli amici miei e lo mandarono a Roma al concorso dei medici scrittori. A un certo punto uno di loro viene da me e mi dice: sai, ti vorrei dire una cosa. Io dissi: oh Dio, c'ha una grana, visto, fra medici, chissà che... Dice: senti, no, se pensavo di presentare il tuo libro al concorso. Ah, senti, grazie. E come va? Sì, c'è un particolare, si era detto: se non vince non gli si dice niente, ma siccome hai vinto... Ho vinto, e devo dirtelo, perché devi venire a Roma a prendere il premio. Io rimasi di stucco, perché non ci pensavo nemmeno lontanamente. Contemporaneamente una mia amica aveva presentato questo libro al premio letterario Città di Siena e vinse anche quello. Quindi è stato assolutamente un romanzo fortunato. Ecco, quello io, fu una cosa, ci rimasi di stucco, perché non me l'aspettavo nemmeno lontanamente queste cose. E allora dissi: ma tutto sommato la passione per lo scrivere l'ho sempre avuta. E quindi l'ha proseguita. E ho continuato. La passione invece per la fotografia, Venturi, quando ha iniziato ad averla? In realtà è nata con la passione del viaggio. Ho sempre avuto questa passione che ho condiviso con mia moglie e da lì la volontà di rappresentare le emozioni del viaggio in un modo che fosse, diciamo, o in qualche modo... lasciasse un po' il segno, un ricordo a me stesso, ma potesse anche in qualche modo essere un momento per condividere le esperienze. E da lì è nato poi questa volontà di fare della fotografia un evento. Ecco, un evento che non coinvolge, forse anche questa la ricchezza, non coinvolge soltanto Siena, ma una vostra mission è stata anche quella di espanderlo poi a quello che sono anche i territori limitrofi, per rendere protagonisti anche il territorio in generale, non soltanto la città di Siena. Sì, uno degli obiettivi appunto è quello di portare Siena nel mondo, non solo come città ma come intera provincia. E l'obiettivo penso in qualche modo sia stato... Mari, le chiedo di girare di più il microfono verso la sua bocca, dalla regia, perfetto, okay, così la sentiamo bene. E quindi ecco, l'obiettivo di portare l'intero territorio della provincia in giro per il mondo è un obiettivo che abbiamo iniziato con Sovicille, proseguito poi lo scorso anno con Chiusdino, cercando di realizzare delle mostre anche all'aperto per riuscire poi a promuovere il territorio e fare in modo che i visitatori non solo raggiungessero le mostre sulla città, ma che andassero anche nel territorio limitrofo. Nel taccuino di Venturi ci sono anche degli obiettivi nuovi, dei cambiamenti, delle novità, se non per la prossima edizione ma per quelle prossime?
Gli obiettivi nuovi ci sono sempre, uno sguardo al futuro è necessario, ci sono dei rapporti che stiamo condividendo, c'è la volontà soprattutto di crescere, ma crescere come città, cioè fare in modo che la città diventi sempre più protagonista dell'evento. Non deve essere un evento del Siena Awards, deve essere un evento di Siena e del territorio. Quindi riuscire in questo obiettivo è veramente il sogno che rimane ancora da realizzare. Abbiamo ottimi rapporti con tante istituzioni, con l'università. Ho visto prima il rettore, con il quale stiamo cercando di guardare al futuro con diversi eventi. Quindi ecco, l'obiettivo è rendere protagonista la città attraverso i tanti volti che la città ha, in qualche modo è in grado di proporre. E invece noi poi attendiamo anche il nuovo libro di Paolo Goretti, che ci diceva, insomma, stanno andando avanti quelle che sono le ricerche. Sì, sì, anche oggi con la mia figliola, che tra l'altro è laureata a lettere, si riguardava tutto, e quindi ormai ho finito. Bene, grazie davvero tanto per essere stati in nostra compagnia, ma ricordiamolo, perché potete seguire chiaramente il domani al Teatro Innovati, ci sarà appunto la cerimonia del primo maggio, ma la daremo in diretta anche noi a partire dalle 11.30, quindi vi invito a seguirla proprio su Siena TV. Fra poco ci collegheremo insieme a Lorenzo Agnelli, che già vedo pronto dalla regia, con Emilio Frati, ma intanto ringrazio voi per essere stati in nostra compagnia, grazie davvero tanto. Grazie a te, grazie a tutti. Ci colleghiamo con Valentina, poi torniamo e invece ci colleghiamo poi con Lorenzo Agnelli. Eccoci Simona, pronti per farvi sentire un altro pezzo qua da Fortezza di studenti e docenti di Siena Jazz Jam Session. I know for certain that I wanna love through it, flooding it just you and me. It means we have an answer, been a love for you. In a light, you call night, in the corner, don't go nowhere. Why do I care? Your kisses are what make him fall. Believe me, baby, I don't stay out late, nowhere to go.
stiamo assistendo veramente ad una serata di musica straordinaria e Siena Jazz, tra l'altro, in questo periodo sta organizzando molte di queste serate su In Fortezza, al Bastione e non solo, studenti e docenti che si uniscono in queste jam session uniche e straordinarie. E noi siamo pronti per cedere nuovamente la linea allo studio, torniamo tra poco ancora qua con Siena Jazz. Grazie, grazie a Valentina Tonei, fra poco ci collegheremo ancora di nuovamente con lei, ma vedo Lorenzo Agnelli pronto in compagnia di Emilio Frati, ma prima un po' di pubblicità e poi appunto parliamo ancora di Emilio Frati e della medaglia di civica riconoscenza che riceverà domani durante il premio Maggia. Ancora a Piazza Convista, ancora per parlare di quella che sarà la cerimonia del Premio Mangia 2024 che seguiremo, ricordo, anche noi in diretta a partire dalle 11.30. Prima abbiamo avuto ospite proprio il Premio Mangia e anche una medaglia di civica riconoscenza, ovvero Paolo Goretti, ma a riceverla saranno sia l'Associazione Culturale Ladiana che Emilio Frati. Emilio Frati è proprio in compagnia di Lorenzo Agnelli, colleghiamoci con lui. Buonasera Simone, buonasera a tutti i nostri telespettatori, in realtà un'esterna ma a pochi passi da Piazza del Mercato perché siamo in vicolo della fortuna insieme a un ospite speciale, Emilio Frati, che qui accanto a me, un artista, un artigiano, uno scultore, insomma ha tantissime qualità e soprattutto la sua è una professione che viene da lontano, insomma domani sarà una giornata importante perché lei riceverà la medaglia di civica riconoscenza alle ore 11.30 al Teatro dei Rinnovati, insomma intanto un riconoscimento molto senese, molto importante per un grande senese. Grazie, grazie di tutto. Niente, io sono qui che aspetto la medaglia, però io prima di tutto le voglio ringraziare tutti, la Contrada della Lupa che mi ha aiutato, diciamo, per avere questo premio e quindi sono contento di questo. Allora, niente, io cosa volete sapere da me? È una cosa molto lunga, mi ci vorrebbe un giorno intero. Dunque, sono già vecchio, ho 90 anni, quasi. Sicché, niente, da giovane sono stato, ho fatto una scuola a Carrara, per imparare a fare tutti i restauri, fare scultura, fare mosaici, fare tarsie, fare il restauro. Vedete, ho fatto 6 anni fra la scuola e l'apprendistato, quindi questo si parla negli anni 70, non è di ora. E poi niente, io vi rispondo alle domande che mi fate. E poi una carriera, possiamo dire, lunghissima, perché sì, è passato all'opificio di Firenze. Poi è tornato a Siena, insomma. Allora, dopo avermi preparato sia con la scuola sia con l'apprendistato, perché ci avevo molta passione, molto impegno, ma molto, anche forse troppo. Poi, dopodiché, ho vinto un concorso nazionale all'opificio delle ferreture di Firenze. Quindi io sono andato a Firenze per un po' di tempo all'opificio per continuare il lavoro di restauro e l'opificio, sapete, è un istituto che ha 500 anni, l'unico di Siena, frate Emilio sono io, sono riuscito a entrare all'opificio delle pietre dure. Dopodiché il professor Carli di Siena, che era la voluta Siena, sovrintendente delle gallerie, della sovrintendenza, diciamo, mi ha voluto a Siena perché lui era anche, oltre a sovrintendente, era anche consigliere dell'opera del Duomo. Quindi lui aveva bisogno di fare dei libri e voleva scoprire il pavimento. Il pavimento era coperto da molte tavole, diciamo, marce di legno, piene di tarli, insomma c'erano gli insetti, insomma era un disastro. Allora mi volle a Siena, ma l'opificio delle pietre dure non mi davano il permesso di trasferimento perché io gli facevo comodo, eravamo pochi, insomma non era possibile essere trasferiti a Siena perché loro non erano d'accordo. E allora il professor Carli andò a Roma al Ministero dei Beni Culturali, che allora c'era
Spatolini come ministro, mi pare, sì, per avere l'autorizzazione di avere il trasferimento a Siena. E da lì ebbe l'autorizzazione dal ministero che io possa venire a lavorare a Siena e per andare nel pavimento del Duomo, che ce n'era tanto bisogno perché era in condizioni disastrose. Ecco. Se effettivamente in alcuni periodi dell'anno possiamo vedere il pavimento del Duomo, anche grazie a Emilio Frati. Certo, certo, certo. Quando si scoprì il pavimento da solo, perché io ho lavorato 32 anni da solo, sia nel pavimento, sia nella cupola, sia nel battistero, nella cripta, nel museo, nel facciatone, io tutto ciò che riguarda il Duomo, io ho 32 anni, sono stato in ginocchio nel pavimento del Duomo e in tutte le altre parti che del Duomo. Quindi io mi sono impegnato tanto e ho trovato un disastro, diciamo, era tanto frantumato, c'era la frantumazione, che poi diciamo che quando si scoprì non si conosceva più le figure, non si vedeva niente, perché era tutto pieno di una patina, piena di sporco e tutto quanto. Io mi sono impegnato in ginocchio sempre e ho pulito tutto il pavimento, ho cominciato a fare il restauro, a trovarmi i marmi nelle cave, mi sono sacrificato tanto per trovare i veri marmi che ci volevano per fare il pavimento, per il restauro, e sono andato per tanti anni sempre in ginocchio nel pavimento e ho portato avanti il restauro. Poi mi sono impegnati a fare una raccolta di marmi in un magazzino preso dall'Opera del Duomo, per tutti questi marmi che servono per quelli che verranno per il restauro, che sono tutti firmati da me e c'è scritto tutta quella provenienza, perché qualora, quando rientrerà, ci saranno quelli più giovani, vedranno un materiale già preparato per il restauro. Il suo valore e le sue doti sono sconfinate anche oltre la città di Siena, che però domani la festeggerà e quindi sarà veramente un grande appuntamento, e anzi lo ricordiamo, domani alle 11.30 al Teatro dei Rinnovati, perché verrà riconosciuto, premiato con la medaglia di civica riconoscenza proprio Emilio Frati. E saluterei e la ringrazierei di nuovo, insomma. Ci avrei da continuare per molto. Sì, i tempi sono stretti, però. Guardi, allora questa gliela posso dire, io con tanti sacrifici ho realizzato un piccolo museo in cui ci sono tutte le opere del Duomo, i palazzi di Siena, le contrade di Siena, e che tante di queste guide turistiche portano turisti che vengono a Siena a visitare questo piccolo museo, che è un museo in cui io ho lavorato 70 anni nelle ore libere per realizzare tutte queste cose più belle che esistono a Siena. Questo lo vedete voi con i vostri occhi. Quindi, questo, ecco, lo lascerà in dote anche a chi, insomma, nei secoli visiterà Siena. Grazie a Emilio Frati e ripasso la linea a te, Simona. Eh sì, il tempo stringe perché in realtà abbiamo già i nostri prossimi ospiti. Grazie a Lorenzo Agnelli, grazie anche a Emilio Frati. Ora iniziamo il capitolo dello sport, come ieri sera. A partire dalle 23 parliamo di sport e più precisamente stasera parliamo di calcio. Ma prima ci colleghiamo nuovamente con Valentina Tomei. Eccoci tornati, Simona, pronti a seguire ancora la Jam Session qua da Fortezza di Siena Jazz, lo ricordiamo, studenti e docenti sul palco insieme. Jam Session è proprio un appuntamento di musica libera e di scambio proprio di musica, cultura, anime diverse. So you'll see.
meravigliosa. Tra poco ci sarà un cambio di musicisti qui a Siena, Jazz Jam Bastione, quindi vi aspettiamo tra poco per farvi ascoltare ancora questa musica meravigliosa. Linea allo studio. Grazie, grazie alla nostra Valentina Tomei. Adesso iniziamo il nostro percorso nel parlare di sport. Saluto già il nostro prossimo ospite, Alessandro Barbieri, vice allenatore del Siena Calcio. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie mille dell'invito. E quindi chiaramente con lui parleremo del Siena Calcio e di tutto quello che ci dobbiamo aspettare del prossimo campionato. Pubblicità e poi iniziamo con l'intervista. Ancora a Piazza Convista, questa volta come abbiamo abituato anche ieri, entriamo nel capitolo dedicato allo sport. Ieri abbiamo parlato di tanti sport che appunto, come abbiamo ribadito anche ieri, sono considerati gli sport minori, anche se a me personalmente non piace assolutamente definire gli sport minori, ovvero atletica, non solo, abbiamo parlato anche di tutto quello che è stato l'importanza delle Olimpiadi, abbiamo parlato di pattinaggio corsa, abbiamo parlato anche di pallavolo con Bellotti. Stasera invece parliamo solo di calcio. Lo facciamo intanto con il primo ospite che abbiamo già salutato prima, ovvero il vice allenatore del Siena Calcio, Alessandro Barbieri. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Ricca esperienza nel calcio giovanile, però prima esperienza come vice allenatore in Serie D, cosa si aspetta? Prima esperienza in una piazza molto importante, perché alla fine fai la Serie D, la fai a Siena e non è come farla in piazze minori, possiamo definirle minori, però Siena è una piazza che ha fatto 9 anni di Serie A negli ultimi 20 anni. C'è tanta aspettativa. C'è tanta aspettativa, però è una bellissima sfida. Quando il mister mi ha chiamato, mi ha chiesto di fare da vice, io non ci ho pensato 2 volte, gli ho detto subito di sì. Gli ho detto, mister, sì. Nonostante magari i progetti della vita potevano essere altri, poi gli ho detto subito di sì. E questa è stata per me una grande sfida e mi aspetto grandi cose. Ma mi aspetto grandi cose a livello di crescita personale, in primis questo, e a livello di fare crescere anche tutti gli altri ragazzi che ho intorno. Ecco, siete al lavoro insieme a mister Magrini, insieme a tutti i ragazzi, dal 22 luglio, come sta andando? No, finora sta andando molto bene, abbiamo fatto dal 22 luglio al 29 all'Acqua Calda, poi ci siamo trasferiti a Castelrigone fino a questa mattina qua e finora abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato sul campo, abbiamo fatto tutti i giorni doppia seduta, tranne il giorno dopo le amichevoli che abbiamo fatto solo mezza giornata, mi è andato mezza giornata libera, però finora è andato molto bene. Ecco, ci sono state novità ma anche tante conferme, come valuta il mercato del Siena Calcio? Ma finora sta andando molto bene, perché comunque la rosa l'anno scorso era già una rosa forte, che ha dominato l'eccellenza. In più quest'anno sono arrivati giocatori del calibro di Giannetti, che è un ragazzo di Siena, comunque conosciamo benissimo, è stato ospite anche tante volte da noi, che ha segnato anche in Europa League con la Juventus. Poi è arrivato Mastalli, un giocatore che ha fatto tutto il settore giovane del Milan, esordendo in prima squadra, tantissimi anni di Lega Pro, capitano della Juve Stabia. E poi sono arrivati anche tanti giovani, di cui anche tanti profili anche molto interessanti. È arrivato Di Gianni, che ha fatto già un gol col Gubbio, poi è andato a Primavera Lazio, adesso è arrivato un nuovo portiere, insomma. Ecco, molto... È un mercato per fare bene o per fare anche qualcosa di più? Ma fare bene e fare qualcosa di più posso stare benissimo nella stessa frase, per cui è un mercato per fare bene, devi fare sempre qualcosa in più per me, per cui secondo me è un buon mercato con gente soprattutto, oltre che essere forte tecnicamente, è anche forte mentalmente, cioè gente che non vuole mollare, gente che vuole andare avanti. Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare invece dal campionato di Serie D? È un bel campionato quest'anno, perché il girone è un girone bello tosto, comunque ci sono piazze molto importanti, quali Grosseto, Livorno soprattutto, Gavorrano che ogni anno riesce sempre a fare bene, e più tutte le altre piazze, comunque l'Ostia Mare, che comunque sono campi difficili, per cui è un campionato duro, impegnativo, però siamo al Siena. Inutile girarci intorno, cioè non è che possiamo andare in certi campi. Col massimo rispetto dell'avversario sempre, però noi siamo il Siena, abbiamo l'obbligo morale di dimostrare chi siamo e l'obbligo morale verso i nostri tifosi di cercare sempre di vincere. Senta, proprio ieri abbiamo parlato insieme a 2 ospiti di questo tema qui, ovvero la responsabilità nei confronti della città, del movimento, dell'identità appunto di maglia, ma non solo, anche della responsabilità che abbiamo con noi stessi insieme a Bellotti, fresco di medaglia d'oro insieme alla Federazione Nazionale di Pallavolo, che appunto è riuscita a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi. E
è riuscita a vincere anche grazie al motto qui e ora, non sentiamo troppo la pressione, vediamo le Olimpiadi come se fossero un normale torneo. Rispetto a questo, rispetto a una piazza come quella di Siena, che stava dicendo appunto proprio lei, che si aspetta tanto perché ha vissuto tanto nel calcio, ecco, questa pressione fa bene o meno e come si può tramutare ai ragazzi? Allora, la pressione innanzitutto la mettono i ragazzi, perché i ragazzi il primo allenamento mi hanno subito detto: noi siamo venuti qua per vincere l'eccellenza, ma siamo venuti qua per far tornare il Siena ai professionisti. Per cui già i ragazzi sono loro stessi che hanno voglia, per cui i tifosi loro la vedono come un'arma in più, sarà perché l'anno scorso è andato tutto bene, certo. E i tifosi sono sempre stati al loro fianco, tutto quanto, come saranno anche quest'anno. Però i ragazzi hanno voglia, quando i ragazzi hanno voglia la gente lo vede e la gente li segue. I ragazzi lo dimostrano ogni giorno in campo, che hanno voglia, che vogliono fare, dove vogliono arrivare. Quindi forza di volontà, scusate, motivazione porta sicuramente a, certo, vivere bene queste che sono le aspettative anche della città. Sì, assolutamente. Adesso poi partirà, è appena uscita la campagna abbonamenti che partirà dal 19. Infatti speriamo subito di fare un buon numero di tessere, perché comunque abbiamo bisogno anche del nostro pubblico. Senta, leggendo la sua biografia non si può non vedere, appunto, non riflettere su quello che è stato nel suo passato un gesto che lei più volte ha detto: non mi voglio sentire un eroe, però comunque immagino l'abbia segnato, ovvero riuscito a salvare 15 bambini da un incendio, è stato definito a livello nazionale nelle cronache appunto di quei giorni un eroe. Lei ha detto: no, non voglio rimanere umile, l'avrebbero fatto tutti, ha detto. Ecco, cosa è stato per lei quel momento, come l'ha segnato? Allora, innanzitutto preciso che i bambini erano 17, ecco, devo già precisarlo, non perché voglio dire che ne ho salvati due in più, perché essendoci una causa in corso e una causa in corso ancora con tribunale, tutto quanto, non nei miei confronti ma nei confronti della collega, se no ci sono reclami contro reclami, appelli contro appelli. Al di là del numero, cosa ha segnato quel momento? Io non sapevo minimamente quanti erano, questo lo posso dire. Io ho visto questi bambini qua alla finestra che chiamavano aiuto, sono i miei bambini. Basta. Ecco, ricordiamo, insomma, stava allenando in quel momento, era a scuola. Io ero a scuola, ero okay. ero giù che stavo preparando la mia palestra per la prima ora. Ero con una collega che faceva l'educatrice. Questa collega qua era venuta giù in palestra perché accompagnava un bambino a scuola, ma nel frattempo la prima ora aveva un altro bambino giù in palestra, per cui ne accompagnava uno, l'ha mandato in classe e poi scendeva giù in palestra con me. Eravamo giù in palestra, stavo preparando la palestra per far divertire un po' i bambini. A un certo punto lei mi fa: Ale, hai bisogno di una mano? Io faccio: no. Vabbè, vado in bagno. Saranno passati 3 secondi. Mi sento: Ale, le fiamme. Come le fiamme? Mi giro, vedo un bagliore alla porta. Vado là e dico: ustia, non belle alte ste fiamme. Ho preso l'estintore, l'ho sparato. Non sono riuscito a fare nulla perché erano veramente, sono state larghe 3 metri, altre 2,5 metri, 3. E non sapevo la profondità. Siamo usciti dalla porta antipanico, abbiamo fatto tutto all'intercapedi della palestra e sono arrivato su in cortile. E quando sono arrivato in cortile vedevo comunque arrivavano le classi e poi ho visto questa classe qua bloccata, aiuto, e ho detto: vabbè, sai che c'è? Vado a prenderli. Ho preso e sono salito a prenderli, siamo saliti io, una collega e un commesso. Poi vabbè, il commesso non si è più sentita, ma la situazione non era bella, io questo l'ho capito tutto dopo, all'inizio lì non capivo nulla. Beh, certo. L'unica roba che mi ricordo bene è che ho detto alla mia collega di non venire con me perché era sposata con 2 figli, no, io singolo ai tempi, ho detto vado io, e poi sono riuscito tramite un po' manate al muro a capire dove ero, perché c'era il fumo che non mi faceva vedere nulla, e sono arrivato là. È stato facile, difficile? Boh, non lo so, la prima cosa che mi hanno detto i bambini, la cosa più brutta è stata: maestro, buttiamoci dalla finestra, non moriamo carbonizzati. Io ho detto: non diciamo boiate, calma un attimino, usciamo tutti, ce la facciamo. Ho fatto fare un gioco, ragazzi, 3-2-1 si va fuori. Ho detto 3-2-1 e fortuna non aver incrociato le fiamme, forse quella sì, e poi siamo riusciti a uscire tutti sani e salvi e via. Cosa l'ha segnato questo episodio? Ma mi ha segnato tanto, perché veramente nella vita tu non sai mai quello che ti può accadere. Perché ero in palestra e preparavo la lezione, una palestra da scuola, alle 8.26 e alle 8.34 ero dentro una classe in fiamme. Per cui questa cosa qua mi ha segnato tantissimo, perché veramente non sai mai cosa aspettarti dalla vita. Devi dare sempre il massimo. E anche lì ho dato il massimo, l'ho dato sempre per i miei bambini.
Ecco, la cosa bella che c'è stata è che i bambini mi hanno seguito subito. Questo ha detto ai genitori, ma mi ha detto che quando la maestra ha detto di uscire, no, avevano paura, sono arrivato io, fuori, andiamo, sono partiti tutti. E questo è anche poi il bello, appunto, che quando si riesce ad avere anche empatia, appunto, con sì. i ragazzi, e questo è anche il ruolo chiaramente dell'allenatore, poi chiaramente le risposte sono anche queste storie così belle, che è anche bello raccontarle oggi. Per chiudere la nostra intervista e tornare a parlare dell'attualità, appunto, ci aspetta un campionato di Serie D, prima esperienza, come stava dicendo, da vice allenatore nella Serie D, ha detto appunto che si aspetta tanto anche da se stesso, e invece dal gruppo cosa si aspetta? Dal gruppo mi aspetto che dia sempre il massimo, che non smetti mai di lottare e che si comportino sempre da uomini veri, perché questa è una cosa importante, avere a che fare con uomini veri, non tanto con bravi giocatori, perché un giocatore può essere anche tanto forte, ma poi deve essere anche uomo, deve essere uomo e dimostrarlo. Se uno è forte e anche uomo, diciamo che le aspettative sono anche molto importanti. Grazie per essere stato in nostra compagnia, grazie mille davvero. Grazie. E adesso torniamo a collegarci con Valentina Tomei e poi parliamo ancora di calcio nel nostro ultimo blocco della trasmissione. Ultimo pezzo qua da Siena Jazz Jam Bastione, c'è stato un cambio di musicisti, lo ricordiamo questa sera, studenti e docenti si alternano sul palco qui al Bastione di Vivi Fortezza, grazie all'associazione Propositivi e al direttore artistico Nicolò Giallombardo si creano veramente delle serate uniche e anche generi veramente molto diversi, abbiamo seguito dal flamenco alla musica brasiliana e questa sera il jazz proprio con Siena Jazz Jam. Thank you.
questa sera di Piazza con Vista. Siamo al termine della nostra parte musicale. Abbiamo assistito veramente ad un concerto straordinario di studenti e docenti di Siena Jazz Jam Bastione. E un saluto ovviamente, Simo, ai tuoi ospiti. Ti cedo nuovamente la linea. Eh sì, ne abbiamo veramente tanti di ospiti ora, ma ve le presento dopo. Continuiamo a parlare di calcio, un po' di pubblicità e poi torniamo. Ancora a Piazza con Vista, ancora per parlare di calcio. A luglio avevamo fatto un salotto tutto basket e oggi invece facciamo un salotto a tutto calcio. Presento i nostri ospiti. Yuri Pezzatini, tecnico della Siena Lunghese, buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Giovanni Fanani, dirigente Valentino Mazzola, buonasera. Buonasera, buonasera. E Lorenzo Di Renzone, presidente della Stata Verne, buonasera. Buonasera. E quindi torniamo a parlare di calcio, torniamo a parlare insieme appunto a tre società proprio del territorio. Le domande chiaramente saranno molto simili per entrambi, quindi partiamo subito da un bilancio di quella che è stata la scorsa stagione e partiamo proprio con Di Renzone. Il bilancio, diciamo, sono arrivato in fondo, è positivo, perché poi, essendoci salvati anche all'ultima partita, agli spareggi, comunque per noi è stato veramente come aver vinto un campionato, perché il primo anno di eccellenza si sapeva che era duro, ma l'anno scorso è stato veramente per noi difficilissimo. Però poi alla fine, se ti salvi, passa un po' tutto, perché insomma stavo un anno travagliato, c'è da capire dove sei, la categoria, giocatori, quindi... Però insomma, se ti salvi, poi vedi il futuro un po' in modo diverso, ecco. Quindi. Fanani. Allora, per noi l'annata scorsa è stata, diciamo, parzialmente positiva, per non dire non tanto positiva. Eravamo partiti con l'obiettivo dei playoff, e, a dire la verità, erano due anni che eravamo partiti con l'obiettivo dei playoff e non siamo mai riusciti a raggiungerli, quindi non siamo stati completamente soddisfatti. E, infatti abbiamo fatto un po' una rivoluzione tecnica. E poi ne parliamo. Ok. Però ecco, la soddisfazione dello scorso anno non è completa. Pezzatini. Ma l'annata passata personalmente non mi soddisfa. Io sono molto onesto, senza tanti giri di parole. Diciamo che è stata un'annata a due volti, fino a gennaio una discreta annata e poi abbiamo fatto un finale di campionato non all'altezza della situazione, quindi personalmente non posso essere soddisfatto dal punto di vista tecnico. Pensiamo al prossimo anno, almeno avete già iniziato tutti quanti già da due settimane, quindi a quello che sarà attualmente il campionato che state per iniziare a svolgere, quindi cosa vi aspettate da questa stagione? Partiamo nuovamente da Di Renzone. Vabbè, cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo, spero, un campionato tranquillo. Noi partiamo per questa stagione cercando appunto di fare un campionato migliore dell'anno scorso, cercando di dare del filo da torcere a tutte le altre squadre, però cercando di non arrivare all'ultimo tuffo come la scorsa stagione. Quindi cerchiamo, abbiamo lavorato per fare questo, per provare a inserirci, diciamo, nella parte media della classifica. Poi il campo è qualcosa di diverso, però vedremo, insomma. Secondo anno chiaramente in eccellenza, c'è anche più consapevolezza, immagino, a parte di tutti voi. Sì, sicuramente si è cercato di partire subito facendo una squadra, diciamo, che poi ci possa dare, insomma, una certa soddisfazione durante l'anno, senza intervenire tantissimo a dicembre e gennaio, come è successo l'anno scorso, quando siamo partiti con tanti ragazzi e poi hanno affrontato il campionato per la prima volta. Quindi anche questo è un po' la consapevolezza, è questa, di cercare di mettere tutti i pezzi al punto giusto già dall'inizio, sperando di aver fatto quello che ci si... Ah, mi chiedo anche a lei le aspettative per la stagione 2024-2025. La risposta è quella collegata alla prima risposta. Noi partiamo con qualche ambizione di entrare in zona playoff, consapevoli, crediamo, di aver fatto delle buone scelte,
dei buoni giocatori, sono arrivati nuovi, quindi diciamo che siamo, noi saremo pronti per fare playoff. Pezzatini invece? No, mi è piaciuto il pragmatismo usato dal presidente. Non litigate, mi raccomando, cerchiamo di mantenere un salotto. E da Giovanni Fanani. Senza litigi. Ma cioè, l'obiettivo, che ti devo dire, cioè, il sogno di tutti è quello di vincere il campionato. Cioè, quando si parte per vincere ogni singola partita, arrivare in fondo. Poi chiaramente bisogna scontrarsi con la realtà, e la realtà ci dice che nella griglia di partenza ci sono squadre attrezzatissime come Scandicci, come le due senesi qui al mio fianco e anche qualche altra fiorentina, vedi Signa, quindi dovremmo essere molto più bravi della passata stagione, dovremmo farci trovare pronti, sappiamo ora che campionato ci attende e quindi da quel punto di vista lì mi aspetto una reazione importante da parte della mia squadra e dai giocatori che sono rimasti con me. Ecco, ve lo stavo per chiedere, che campionato vi aspettate? Partiamo da Direnzone. Ma questo è un campionato difficilissimo, sicuramente, perché comunque ora l'anno scorso è stato particolarmente ostico perché c'era in corsa il Siena arrivato e quindi chiaramente forse avevamo già chi vinceva il campionato, però c'erano delle squadre e poi sono andate di sopra, come Terranova, poi c'era lo Scandicci stesso, molto molto attrezzate. Noi ci siamo veramente scontrati con delle corazzate. Io affrontando questo campionato ho visto delle squadre che, di livello veramente importante. E anche quest'anno, vedendo ciò che è successo nel mercato e tutto, credo che ci siano diverse formazioni che daranno del filo da torcere, le fiorentine soprattutto, perché tanto comunque hanno mezzi e persone, perché insomma il bacino di Firenze è sempre un bacino importante. E poi un po' tutti, ho visto, sono rinforzati anche dalla parte qua nostra, senese, quindi io mi aspetto un campionato di livello molto alto, molto difficile. Se lo aspetta anche Fanani? Allora, ci aspettiamo di vedere un bel campionato, questo di sicuro, perché lo fu anche lo scorso anno. Quindi chi viene a vedere una partita di eccellenza difficilmente non si diverte, a chi piace il calcio naturalmente. Quindi indipendentemente dal risultato è un bel campionato, un campionato in cui si gioca a calcio, un campionato dove si incomincia a vedere dei giocatori tecnicamente preparati. Quindi ecco, l'aspettativa del prossimo campionato, visto anche, come diceva il Presidente, che tutte le squadre sono rinforzate, anche le due che ho qui vicino, poi conosco bene il nostro amico di Sinalunga, con il quale noi abbiamo... È un nostro allenatore storico. Quindi si è fatto due vittorie insieme, quindi siamo, insomma, ecco, conoscendolo mi preoccupa, per noi naturalmente, non per lui. Infatti glielo stavo per chiedere come sta preparando appunto la sua squadra in vista appunto del campionato, e poi apro anche l'altro capitolo, ovvero quello dei rinforzi del mercato appunto estivo. Prego. Ci stiamo preparando con la consapevolezza che dobbiamo affrontare un campionato che non vede più Siena e Terranova Traiana, che sicuramente erano due squadre da Serie D, non le scopro certo io, infatti ci sono finite, ma sapendo che comunque ogni domenica è una battaglia, soprattutto quando vai nei campi di Firenze dove magari giochi un po' meno a pallone, un pochino più di agonismo. La nostra squadra è stata confermata per un 60-65%, perché credo che quei ragazzi che sono rimasti siano dei ragazzi che dal punto di vista sia professionale che dal punto di vista calcistico possano dare delle soddisfazioni che l'anno scorso non hanno dato per un motivo o per un altro. E poi abbiamo cercato dei rinforzi compatibilmente alle finanze societarie che potessero fare al caso nostro e al gioco nostro. Quindi è vero, ci siamo rinforzati anche noi, crediamo molto in quello che facciamo. Siamo partiti sabato 3 agosto con una preparazione abbastanza tosta di impegni e dal punto di vista fisico stressante, anche perché
ci alleniamo, ci siamo allenati tutti sulla media dei 40 gradi giornalieri, quindi insomma ragazzi hanno anche patito tanto, però sappiamo che la Coppa è alle porte, quindi ci dobbiamo far trovare pronti. E chiedo quindi di conseguenza anche a Fanani un commento sul mercato che avete fatto come società d'estate. Direi che abbiamo cambiato l'80% dei giocatori. Non vorrei sbagliare la percentuale, ma credo di essere molto vicino. La guida tecnica, il direttore sportivo, e quindi chiaramente quando si fa un cambiamento forte possono essere sicuramente cose positive, ma è tutto da amalgamare, da mettere tutto insieme nuovo, quindi sarà anche un periodo di rodaggio. È un po' di rodaggio. Sugli acquisti fatti c'è anche qualche nome importante, qualche giocatore che ha anche calcato i professionisti, quindi insomma abbiamo naturalmente aspettative. Direnzone. Ma anche noi abbiamo praticamente cambiato la parte del direttore sportivo, quindi la parte che poi ha scelto anche i vari giocatori e tutto, e mantenuto lo staff, l'allenatore su e basta, diciamo, e il preparatore atletico della seconda parte della stagione, quando abbiamo il primo allenatore. E niente, abbiamo cambiato 16-17 giocatori, quindi, perché secondo noi era un po' il momento di dare una sterzata, diciamo, un po' alla situazione della squadra dopo un po' di anni tutti insieme. Abbiamo cercato di prendere giocatori che è un mix fra giocatori che hanno già fatto la categoria e ragazzi giovani che poi servono per quote e poi anche per dare un po' di freschezza alla squadra. Speriamo di aver messo insieme un buon collettivo. È chiaro che quando si inizia con tanti ragazzi nuovi la difficoltà è quella che c'è, come si diceva prima anche Fanani, di farli giocare insieme, di amalgama e tutto il resto. Ho visto da queste prime due settimane si stanno allenando molto bene, mi sembra il gruppo sia molto positivo e quindi questo ci fa ben sperare, però insomma bisogna poi vedere il campo, quindi speriamo. E quello darà risposte, assolutamente, esatto. E il campo vi farà anche rincontrare, perché in realtà io vi ho fatto incontrare stasera in anticipo, poi vi ritroverete chiaramente in campo come squadre senesi appunto da affrontare. Io vi ringrazio tanto per essere stati in nostra compagnia, il tempo sta terminando, anzi abbiamo anche sforato, quindi chiedo scusa ai nostri prossimi conduttori per i prossimi programmi. Grazie davvero tanto per essere stati con noi, quindi grazie a Yuri Pezzatini davvero, grazie a voi, grazie a Giovanni Fanani e grazie anche a Lorenzo Di Renzoni. Grazie a voi. Grazie mille. E ci colleghiamo adesso anche con la nostra Valentina Tomei e salutiamo anche lei e salutiamo anche l'ospite speciale di questa sera, ovvero Pepe. Anche per stasera siamo giunti al momento dei saluti, io e Pepe cediamo la linea allo studio, la nostra mascotte, chissà se sarà con noi anche domani sera, vediamo se ci riusciamo. Il mio ringraziamento poi come sempre a Giada di Petrani Abbigliamento in strada Massetana, che anche per questa sera ha scelto un outfit veramente molto bello ma anche molto comodo. Quindi grazie a tutti, buonanotte e noi qua da Fortezza ci sentiamo domani sera. Ciao ciao, Pepe! Saluta! Saluta gli amici! Buonanotte! Grazie a Vale che ritroveremo anche domani, ma io voglio ritrovare domani anche Pepe, perché è stato davvero un ospite graditissimo questa sera. Ma grazie anche a tutti voi che ci avete... Seconda puntata di Piazza con Vista, adesso è il momento di vedere quelli che sono stati i momenti più importanti della giornata con un video emozionale stupendo realizzato da Silvia Maddalo e Celeste Bellotti. E noi ci troviamo invece domani.
Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Autofficina Simoncini, Siena Bureau, Cancelli Office e Concept Store, Vivaio Cerretani, Marzocchi Elettronica, Nuova Autocarrozzeria Bandinelli, Ottica Nova. Calcio Più, il settimanale sportivo della Toscana. The Lab, Work in Progress. Ristorante Casa Tua. ETS Tech. Banca Monte dei Paschi di Siena. Farmacia del Campo, da oltre 50 anni al servizio della vostra salute.